Allora, Walter Losa è uno dei protagonisti di questa idea, un'idea che ha avuto fasi alterne, fasi anche complicate, lo dicevamo con l'architetto Masella. Oggi è un giorno, il sole tra l'altro benedice questo momento, però ci sono stati davvero mesi anche di solitudine, Walter, o no? Sì, tu facevi riferimento al sole, sono contento che oggi finalmente è simbolico questo sole, perché ha portato il sereno su mesi e mesi di nuvole anche cariche di tanta pioggia. Qui abbiamo attraversato momenti veramente difficili, alcuni aspetti sono ancora tutt'oggi non delineati. C'è incardinato un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ci sono ancora delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Lagonegro. Ma noi perché abbiamo e dove abbiamo trovato il coraggio? Il coraggio l'abbiamo trovato in un gruppo, anche se piccolo, composto di 3 persone, io, mio fratello e l'architetto Masella. E, dicevo, questo gruppo ha sviluppato un'energia della quale energia noi stessi siamo rimasti sorpresi. Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo scoraggiati, ma sono dei momenti che hanno avuto una durata brevissima, perché dopo qualche ora il piccolo gruppo si riuniva e ripartiva all'attacco. Quindi sono contento, anche perché è importante che a realizzazione avvenuta tutti, dico tutti, l'opinione pubblica, in particolar modo le persone che non erano ben a conoscenza di quello che fosse l'intero progetto, oggi possono con mano toccare e vedere che in effetti non facciamo del male a nessuno. Anzi, Maratea, che è una cittadina che fonda la maggior parte della sua attività, della sua economia sull'ambiente, ci sentiamo che con questa iniziativa possiamo in qualche modo rafforzare quella che è la natura propria, intrinseca nella città di Maratea. Walter, il rapporto con i cittadini, lo faceva intendere anche l'architetto Masella, con i cittadini e con la città, quindi con l'istituzione comunale, ci potrà essere un momento di ritorno al dialogo? Queste attività possono essere anche un'occasione di sviluppo per la stessa città, si pensi alle royalty, si pensi anche magari ad un miglioramento generale di questa parte di territorio, perché anche questo potrebbe essere un modo per venire incontro alle esigenze di Maratea. Tra l'altro lei ci diceva, microfono spento, che ogni giorno trovate vicino alla griglia, all'inizio diciamo del percorso dell'acqua, tantissima plastica, tantissimi detriti. Le dico che per quanto riguarda la pulizia dell'alveo, oltre che per rispetto dell'ambiente, quindi per un problema in buona sostanza di carattere etico, lo affrontiamo quotidianamente, ma in più c'è anche un problema di carattere funzionale, perché è nostro interesse a fare in modo che le acque siano pulite, perché c'è una minore usura delle apparecchiature all'interno della centrale. Per quanto poi riguarda il discorso delle royalty, qui è un capitolo molto vasto. Io addosso delle responsabilità, l'ho detto in privato, lo dico pubblicamente, alle amministrazioni che si sono susseguite. Perché? Perché io dico che queste amministrazioni, fermo restando la loro contrarietà sull'intervento, in qualche modo avrebbero dovuto comunque contrattare, mi lasci passare questo termine, alla luce del sole, affinché in qualche modo ci fosse stato un ritorno economico sul territorio. Abbiamo in ultimo proposto un camminamento pedonale dalla centrale fino all'opera di presa. Ci è stato risposto dall'amministrazione: no, noi in questa vicenda non vogliamo assolutamente entrarci, per nessuna ragione. A questo punto, che devo dire? Grazie, mi hanno fatto risparmiare
un'ulteriore somma la destiniamo comunque agli avvocati, perché avranno ancora tanto da fare per tutte le azioni legali che ci sono in corso. Ci potrà essere un sole anche in questo rapporto, voglio dire, superate queste... Il rapporto, io ho cercato in tutti i modi di lanciare dei messaggi distensivi, ad eccezione di un momento in cui ci fu un'intervista da parte di Rai Basilicata in cui ho generalizzato, e oggi colgo l'occasione anche per chiedere scusa per quanto riguarda la mia indignazione manifestata pubblicamente quel giorno contro i cittadini maratea, indignazione e espressione che è stata strumentalizzata come ogni cosa, ma è normale che io in quell'espressione non avessi contrarietà rispetto a tutti i cittadini di Maratea, ma rispetto a pochi che hanno montato tutta questa vicenda in un modo fortemente negativo, aizzando contro alcune persone che poi dopo alla fine si sono rivelate anche essere persone tranquille, serene. E quindi, ripeto, ho invitato anche alcuni di Maratea che conoscevo, ho detto pubblicamente chi volesse venire, per oggi per noi sarebbe stato comunque ben accolto e saremmo stati contenti, ma vedo che comunque c'è qualcuno di Maratea. Le vogliamo strappare la promessa che si ritorna a parlare con l'amministrazione comunale, può avvenire questo? Ma sicuramente, per noi è un piacere. Allora, Fabio Losa tra gli ideatori di questa iniziativa, oggi è una giornata bella, c'è il sole e forse anche la soddisfazione di aver realizzato questo impianto. Sì, per me oggi è una bella giornata, sono contento che finalmente siamo riusciti a realizzare questa opera che inizialmente sembrava impossibile, però oggi anche la popolazione di Maratea si sarà resa conto che abbiamo fatto un'opera utile per il territorio e per lo sviluppo dell'imprenditoria. Sicuramente ci sarà la possibilità di ricucire un po' anche qualche strappo che c'è stato nei mesi scorsi, vero? Sì, successivamente faremo sicuramente qualche proposta all'amministrazione per ricucire i disaccordi che ci sono stati nel passato. Ecco, ho chiesto all'architetto Masella, c'è stato un momento così di scoraggiamento, magari vi siete riuniti intorno a un tavolo e avete detto ma lasciamoci stare, invece sia l'architetto e anche Walter ci ha riferito che assolutamente c'è stato sempre tanto coraggio anche nel continuare. Sì, siamo stati molto tenaci nell'affrontare l'opera, perché inizialmente sembrava impossibile perché tutti erano contro, le amministrazioni erano contro, però noi siamo stati molto tenaci e abbiamo tenuto forte e finalmente siamo riusciti a realizzarla.